Chiara Samugheo, che cosa vuol dire avere nello sguardo 165.000 occhi di celebrità? Non me ne sono mai accorta, non mi ricordo di aver fatto tutto questo, comunque. Anche perché quando lavori non hai mai idea di cosa fai, di quante cose fai in definitiva. Comunque ho cominciato a lavorare che avevo 18 anni, nel 1953, non ho mai smesso. Che cosa ha significato decidere di fuggire perché è insofferente alle regole, alle restrizioni di una città di provincia? Cosa ha significato? Ho comprato un paio di pattini anch'io, i pattini, una donna sui pattini, regalano a un amico, un bambino, i pattini. Mi piace andare a tennis, un po' di sport, sono troppi uomini, sono tutto così, per cui non ne potevo più di questa situazione. Avevamo un giardino di fronte a casa. Mamma, faccio una passeggiata, cammino. Non puoi, sei una donna. La cosa importante nella vita è veramente realizzare quello di cui si ha bisogno. Necessità di affermarsi, di sentirsi libere e di dire e di esprimersi a proprio modo. La voglia di avere libertà e di far capire che la donna potrebbe, può anche non sposarsi per diventare qualcuno, ma che può affermarsi e avere il proprio lavoro. Aveva però desiderio da piccola di comporre musica? Sì, voleva diventare maestro d'orchestra. Infatti ho preso una... Mia madre si è trovata improvvisamente un signore che mi portava il pianoforte a casa. E la musica e la fotografia cosa hanno in comune? Mai, non ho mai pensato alla fotografia. Non c'entra niente. Per caso sono andata fotografa. Che è diventata la prima fotografa professionista in Italia? No, la prima fotografa donna. C'erano anche gli uomini, ce n'erano. Naturalmente ho cominciato, ripeto, nel 53, il primo servizio che mi è stato dato, perché fra l'altro volevo fare qualcosa, no? Ho pensato forse di diventare attrice di teatro, quindi con Giorgio Strehler a Milano, sono stato al Piccolo Teatro, mi ricordo che ho imparato a memoria La voce umana di Cocteau, che era un racconto telefonico, per cui da solo dovevo discutere, e ho visto la giuria, che cercavano di nuovi attori in quell'epoca, parlo di ripeto del 53, mi sono spaventata e sono andata via, non posso davanti al pubblico, io amo più stare dietro le cose. Nadine Gordimer ha detto che per essere grandi scrittori bisogna essere grandissimi osservatori della realtà. Chiara Samugheo cosa dice? Per diventare grandi fotografi cosa occorre? Avere grande sensibilità. Avere voglia di... Fra l'altro io, quando ho cominciato a fare la fotografia, pensavo di fare delle cose per editare le cose negative di un paese, per cambiarlo, trasformarlo, migliorarlo. Editare le cose che non mi piacevano della società. E chiunque dovrebbe fare questo, in definitiva. Lei è nota per aver fotografato le celebrità, ma ha curato dei reportage straordinari con protagonisti, le donne. Reportage con le donne... No, ho fatto le baraccate di Napoli, ho fatto le invasate, sono stata la prima a scoprire questo avvenimento, per cui dopo si sono buttati tutti, De Martino, che era uno storico, si è impossessato di questa situazione, ho fatto un prete, tutte le cose che potevano cambiare e migliorare la società, ho tentato di trovare queste cose. Però i giornali all'epoca, siccome dovevo vivere di lavoro, altrimenti sarei dovuta tornare a Bari, voleva essere autonoma naturalmente, c'erano pochi giornali che pubblicavano questi servizi. La guerra è finita da poco, i giornali volevano delle cose liete, delle cose allegre, eccetera. Fra l'altro la maggior parte dei settimanali, avevamo molti settimanali, l'Italia più dei paesi, più di tutti i paesi europei, più della Germania, della Francia, avevamo moltissimi settimanali e tutti pubblicavano, se volevano vendere in copertina, una donna. Per cui la storia è lunga come sono arrivata. Per cui per poter essere autonoma economicamente sono stata costretta a lavorare per questi giornali. Ma dalla fine degli anni 50 ho letto che sono stati sempre i VIP a cercare lei. Ma non erano VIP, erano delle persone che cercavano lavoro. Le donne finalmente per sposarsi speravano, facendo del cinema, di trovare degli uomini interessanti e ricchi, attraverso veramente molte. O facevano la miss per riuscire a trovare lavoro.
E quindi tutti cercavano i fotografi per farsi pubblicare e per essere conosciuti da voi, da registi, dai produttori. E nessuno, all'epoca ho cominciato io, non c'erano attrici. Perché molte volte, per esempio, loro dicevano, soprattutto le attrici naturalmente, quando facevano fotografie con gli uomini, dicevano, stai, questo momento pensi di stare a letto e che l'uomo ti sta penetrando. Cose ridicole. E loro si irritavano anche. Quando il giornale, ad esempio, qualche direttore per caso diceva, vogliamo in questa settimana vogliamo una foto sua perché sta facendo un nuovo film e quindi voglio essere il primo. Dice, ma se viene che siamo gay è meglio. Perché gli uomini, cioè quando realizzavano le donne, il sex appeal, loro pensavano di far vedere la gamba fino a qui o la volgarità del viso, invece non è così. Anche Zeffirelli, lunghissima, Chiara aiutami, ho bisogno di te, mi piacerebbe che tu mi aiutassi a diventare, avrei bisogno di pubblicità. E moltissimi di questi, anche Visconti, vabbè, sono fatto un servizio a Visconti, mi ringrazia, e poi siccome era, gli piaceva quello che avevo fatto, siccome adorava i gatti, ne aveva uno in braccio, l'ho accarezzato, che bello me l'ha dato. E ho sempre avuto dei bellissimi rapporti, anche perché anche Fellini aveva bisogno di lavoro, molto, perché Fellini faceva spendere molti soldi ai produttori, perché lui non aveva mai un racconto già scritto, una sceneggiatura, per cui di giorno in giorno si inventava le cose. E allora tutti avevano paura, duravano più degli altri, quindi spendevano i produttori. Avevano sempre paura di non recuperare quanto spendevano. Cioè, uno... Per cui Fellini aveva bisogno, infatti gli ho fatto fare un reportage, ho fatto un libro su lui, Fellini privato, a casa sua, a letto, si fa fare la barba, pranzo con la moglie e la sorella. Cioè era disponibilissimo, con me è stato molto molto amico comunque. Zeffirelli, Visconti, Antonioni, straordinario anche. Ma comunque la maggior parte della gente aveva bisogno, per lavorare di più e per avere appunto possibilità di esprimersi, di pubblicità, i giornali che li pubblicavano. E io ho lavorato per 40 giornali diversi, 40 titoli diversi, testate. I suoi scatti si sono caratterizzati perché riusciva sempre a cogliere la personalità della persona che ritraeva. Certo, perché come donna dicevo che non basta essere belle, bisogna avere del talento. E fate capire che avete qualcosa da dire, qualcosa da raccontare. Perché il fisico, non, il fisico solo non basta a niente. Avere grande personalità. Io faccio sempre il paragone della Streisand, Barbara Streisand. Che è orribile, non è bella fisicamente, un naso storto, le labbra, però è straordinaria perché ha grosse personalità. E allora questo vale molto, è più della bellezza avere personalità, avere cose da voler dire, fare delle cose con intelligenza, con l'animo, voglio dire. E ha ritratto anche le tarantolate di Galatina. Sì, tarantolate di Galatina, certo, è stato il secondo servizio che ho fatto. 54? Sì. 54. Il primo servizio è stato, ho conosciuto tramite amici un personaggio straordinario, si chiamava Pasquale Prunas, che giovanissimo, nobile di origine, il papà comandava l'Annunziatella a Napoli, e lui già ragazzo amava il giornalismo, e faceva un giornale conosciuto all'epoca, molto, si chiamava Sud, e partecipavano tutti e lui faceva interviste a tutti i grossi scrittori di tutto il mondo. E italiani tutti anche, non so, Buzzati, Elio Vittorini, Quasimodo, napoletani, Domenico Rea, Prisco, Francesco Rosi che scriveva, Dudu La Capria. E da ragazzo faceva questo grosso giornale che tutti ammiravano. Venendo a Milano perché voleva ritirare un articolo che aveva comandato e già comprato, ma non riusciva ad averlo, l'ho trovato a casa di amici. Tutti lo conoscevano e hanno detto, Salvato Cappelli, un giornalista che aveva soldi per fare un nuovo giornale ma non sapeva cosa fare. Lo ha intervistato, lo ha bloccato e mi ha detto, aiutami a fare un buon giornale. E lui è rimasto a Milano, io lo conoscevo, diceva, ci facciamo un nuovo giornale. E ha pensato di farlo uno tutto fotografico, non c'era bisogno di raccontare le cose per
attraverso la scrittura, attraverso la fotografia è più vera, più reale, no? Uno scrittore, un giornalista può raccontare tutto quello che vuole, anche inventarsi la realtà, mentre la fotografia rappresenta più l'evidenza, no? Oriana Fallaci si racconta che ruppe l'amicizia con Federico Fellini durante un'intervista. Oriana, che raccolta. Sta bene, sono fatto dei reportage con lei. Ah, ma lei era molto dura, parolacce continuamente, diceva. Mi ricordavo via Veneto, stavamo lì seduti da un bar, e tutte le volte che passava qualcuno additava e diceva, allora gli faccio, cioè era molto, molto forte come persona. Poi mi raccontava, ed è vero, e diceva che noi siamo, purtroppo, la maggior parte della gente di fuori, cioè se viene in Italia e hanno il voto, questi stranieri che arrivano saranno loro i padroni del nostro paese, perché figliano di più. Insomma, mi ricordo queste piccole cose in questo momento. Comunque una donna molto, molto forte e sapeva ben scrivere. Lo scatto fotografico è uno strumento per sgretolare il muro che separa i giovani da un mondo migliore. Certo. Ci si riesce? Sì, sì, certo. Consiglierebbe a molti di fare fotografia? Ah, fare fotografia? Qualsiasi cosa tu faccia che può migliorare la società va benissimo. Certo, la fotografia è più evidente, è più visiva, è più immediata, no? L'immagine ti rappresenta più velocemente quello che tu vuoi fare o cosa vuoi dire. Attraverso la fotografia puoi capire subito. C'è qualcuno che avrebbe voluto fotografare e non ha mai avuto occasione di farlo? Mai voluto voglia di fotografare qualcuno, no. È un mestiere per me, non sono la fotografa come tutti. No. È un lavoro che facevo al massimo. Innamorata grande della foto per la foto, no. Mi dispiace per i fotografi che sono così straordinari. No, io ho fatto la fotografia perché volevo, per lavoro, perché avevo bisogno di lavorare per vivere, e facevo il massimo, il meglio. Però non sono come, conosco un fotografo importante che dice, il mio papà a 7 anni mi ha regalato una Leica e ho pianto. Ecco, per la macchina. Mi irrito quando qualcuno mi dice, che macchina usa? Qual è l'obiettivo? Mi spavento, macchina uso, una macchina per me. Uno vale l'altra, invece no. Oggi, quando ho sentito altri fotografi che dicevano questa Nikon fa il nero più profondo o piatto, che non ho mai avuto questo problema per la macchina fotografica. L'ho usata solo per realizzare le cose che mi è piaciuto realizzare. Ha lavorato in Spagna, a Hollywood, in Russia, in Giappone, ed è stata anche ospite dello Shah di Persia. Sì, è stata lo Shah molto tempo, ma fra l'altro ero molto, quando sono stata in Spagna a fare anche i pittori spagnoli, e conoscevo il principe, il nipote, il cugino dello Shah, di Juan Carlos, e quando è arrivato Juan Carlos è stato fatto re da Franco. Siamo stati insieme dal cugino e ho fatto il primo servizio a Juan Carlos, ma ho fatto anche la Carmen, la figlia di Franco, Carmencita, la piccola, che aveva sposato il cugino di Juan Carlos. Cosa non ho fatto? La duchessa d'Alba, che è molto importante, è considerata più di una regina ed è la musa di Goya, è stata, no? Ho fotografato dappertutto, sono in Russia, sono stata nel 72-73, ho fatto la Pravda che ha 9 milioni di copie, sono stata a vedere, perché poi addirittura va dappertutto la Pravda, e ho fatto la televisione russa, ho usato una settimana, ho imparato a memoria Ovcicornia, perché stavo lì, pensavo lì, ho fatto tantissime cose. Ho fatto anche in Sardegna 6 libri che nessuno conosce, per esempio. Ho fatto anche Luca e Lucchesia, ho fatto il Palladio a Vicenza, ma sono libri grossi che hanno vinto premi. Ho fatto in Brasile un libro grandissimo, Il Carnevale di Rio. Ho lavorato per giornali brasiliani. Sono stata a Cuba, ho fotografato moltissimo Cuba, molto interessante, non è mai uscita qui in Italia. Poi ho fatto anche una mostra a Havana. Poi ho fatto tantissime altre cose. In Puglia ho fatto un libro sulle masserie pugliesi negli anni '80 e per la Gazzetta del Mezzogiorno, che veniva inserito come inserto ogni settimana. Poi alla fine vendevano il libro, la copertina,
e ognuno si faceva il proprio libro e poi vendevano anche il libro. E quindi ho girato molto, molto in macchina, andavo alle masserie, le fotografavo e poi andavo via. Ho il sospetto che con questa passione e questa intelligenza avrebbe potuto avere successo in qualunque altra cosa. Guarda, ognuno di noi può fare questo, ognuno di noi, ricordati. Se tu pensi che un bambino a 2 anni ha già l'intelligenza compiuta, può diventare un genio, chiunque. E questo non succede perché vuoi la scuola, vuoi in casa, la prima cosa che fanno i ragazzi, soprattutto se sono maschi, le famiglie prendono il fucile, gli danno subito un fucile per... Tutti li hanno quasi, delle cose ridicole. Anziché fargli apprendere, cioè possono... Sviluppiamo la propria intelligenza 4-5%. Per cento. Io non capisco come una persona può essere gelosa e invidiosa di un'altra. È una cosa allucinante. Invece dovremmo essere pigmalioni l'uno dell'altro. Cercare di aiutarsi migliorerebbe la persona. Come faccio ad essere te? Invidia di che cosa? Scusami, se sono io, come faccio a essere invidiosa? Non sono te. Come faccio ad esserlo? In che maniera potrei cambiarmi con un'altra persona? Capisci? E quindi cerchiamo di migliorare noi stessi. Se vuoi una cosa, se sei gelosa, cerca di fare sì che qualche cosa ti possa succedere. Ma abbiamo una tale debolezza. Non le hanno mai proposto di entrare in politica? No. Allora, ecco, a me piacerebbe, io odio la politica. Non riesco a vedere neanche la televisione, c'è la maggior parte della gente, conosco moltissime anche donne, che stanno lì a guardare la politica, è importante, devi sapere le cose. Se io non posso intervenire a migliorarla, a cambiarla, a dire tu fai male o no, perché devo guardarla? Per arrabbiarmi e basta. Chiudo, appena sento parlare di politica, chiudo, perché non esiste. Poi fra l'altro ho conosciuto tutti i politici. Craxi veniva a casa mia e mi suonava la chitarra con Anna, Bobo e Stefania, siamo stati insieme in Argentina quando Alfonsina ha vinto la presidenza, mi hanno portato e ho seguito il corteo dentro la macchina di Bettino, di Suni Agnelli che era una deputata, poi sono stata con Bettino da Reagan a Washington, ho ballato con Bush, il padre, cioè con Barbara, la moglie, cioè ho visitato queste persone, ma loro non hanno mai cambiato la società, perché sono anche loro l'uno contro l'altro, i politici, sono troppi, fra l'altro, che tutti cercano di godere il potere, di avventarsi sul denaro degli altri, di aiutare i propri amici, i propri parenti, cioè la politica la odio. Ce l'ha una donna che ha considerato una maestra di pensiero per la sua vita? La Montalcini. Sentono anche lei purtroppo. Ha fatto questo, è stata brava a fare quest'altro, così. Molto carina, ma... Una cosa condivido con lei, che dice appena si comincia a non lavorare più, entra subito la morte, la fine della vita. Se non continui a lavorare, a sviluppare le tue qualità, le tue energie, se smetti di interessarsi alla vita, al mondo, cominci a morire. Ecco, questa è una cosa che condivido. Ma non sa quando tornerà qui da noi? Vorrei tornare adesso. Non so, sono subito a Nizza e mi piacerebbe venire ad abitare a Bari. L'aspettiamo tutti. Grazie. Non basta essere belle, non significa niente, avete del talento. Quando vi guardate allo specchio, vi riconoscete. Vedete che avete un animo, qualcosa da dire. Voglia di raccontare delle cose, di diventare qualcuno. Datemi questo tipo di espressione.